L'incoraggiamento come priorità personale. Dobbiamo stabilire cosa mettere al primo posto. Ognuno di noi deve assolvere questa missione, ovvero compiacere al prossimo nel bene. Adoperarsi cioè per il suo miglioramento, soprattutto se il prossimo è debole e bisognoso delle nostre attenzioni. Tutto questo con un'unica priorità, ovvero quello di edificarlo e rafforzarlo. Lo scopo del nostro incoraggiamento infatti è quello di edificare. Vediamo alcune considerazioni. I buoni incoraggiatori devono essere autentici. Romani 12,9 viene detto che non puoi essere falso, cioè l'amore sia senza ipocrisia. Quindi non fingere, ma sii reale. I buoni incoraggiatori sono diligenti, si rivelano dei gran lavoratori. Infatti ci vuole coraggio per incoraggiare. Come dice Romani 12,11, non dobbiamo essere pigri, ma ferventi nello spirito e servire il Signore. I buoni incoraggiatori sono assertivi, prendono l'iniziativa. Come dice Romani 12,13, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. La ragione per cui molte persone non trovano nessuno che le incoraggi è dovuta al fatto che tutti pensano che qualcun altro lo debba fare al posto loro. Prendi l'iniziativa e incoraggia. I buoni incoraggiatori sono altruisti, sono interessati principalmente al prossimo. Come insegna Romani, benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. I buoni incoraggiatori sono compassionevoli. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi, dice Romani 12,16. Spesso cerchiamo di incoraggiare soltanto le persone che stanno al nostro livello. Ma che mi dici del senzatetto che entra in un bar e si siede accanto a te? E della persona sgradevole? Quella vestita in modo bizzarro o dall'abbigliamento dimesso? Quella socialmente imbarazzante? Quella che è arrogante e orgogliosa? E dell'egoista? L'incoraggiamento è atteso e apprezzato da tutti e probabilmente sarà sorprendente scoprire che quando incoraggi qualcuno anche la tua opinione su quella persona cambierà rapidamente. Voglio dirti 10 cose. Parla alle persone. Sorridi alle persone, chiama le persone con il loro nome, sii amichevole e utile, sii cordiale alle persone, sii sinceramente interessato alle persone, sii generoso con gli elogi, ma cauto con le critiche alle persone, sii attento ai sentimenti delle persone, sii attento alle opinioni delle persone e sii pronto a servire le persone.